Salve, scusi, ho letto l'annuncio che cercate personale. Io vorrei lavorare e vorrei sapere cosa offrite. Posso avere qualche informazione? Come funziona? Animali mattine dalle 6:30 alle 4:30. Quindi alle 6:30 di mattino, alle 4. 6:30 del pomeriggio. Ok. E poi dalle 4:30 alle 2 di notte, però in settimana arriviamo pure prima, alle 2. Quante ore sono quindi in totale al giorno? E sono 11 ore. Veramente cercavo una ragazza, però tutto sommato potrebbe. Quindi aiutante barista e consegne esterne. Ok, volevo per più che altro capire, vabbè, quindi quante ore di lavoro sono Ti dico subito, noi lavoriamo dalle 7 del mattino fino alle 2 di fino alle 7 del mattino. Cioè, quindi tutta la giornata. In questo momento le ore di lavoro sono tante. Quante? 10 al giorno, 10. Quindi più di 10 ore al giorno. Quindi personale per la sala e quante ore al giorno? Quante ore al giorno? 8 ore. 10 ore. Come funziona per la La retribuzione? retribuzione quando vieni parti da 20 euro al giorno, perché devo vedere come va. Quindi solo 20 euro al giorno, quindi. Sono 100, se fai tutta la settimana di prova, che viene retribuita, sono 120 euro. Poi dopo si parla con il titolare, sceglie lui, perché ovviamente E quando dopo? vieni, e dopo non lo so, ti fanno, in base alle tue capacità parlano il titolare. Ma con la paga come funziona con la retribuzione? Allora, lavoriamo anche la domenica, però la paga noi paghiamo per questo tipo di lavoro, noi paghiamo 500 euro al mese e mettiamo la pensione. Ok, ma quindi paga pure il contratto? Che contratto è, diciamo? Contratto part-time. Quindi part-time 500 euro al mese. E la busta paga, cioè quante ore risultano, quelle effettive o? 3-4. Il supporto ci serve per qualcuno che ci dà una mano. Ok, facendo quindi tavolo e consegne, più o meno quanto si può guadagnare una giornata? 200 euro a settimana, quante ore di lavoro al giorno? Calcola sempre 8-9 ore al giorno. Quindi 8-9 ore al giorno, ho capito. 500? Ma se sei valido, e chi ti offre anche dice guarda vieni gratis per la prima settimana, poi si rende conto che tu sei una persona valida, ha modo di dire guarda tu vali 500 euro al mese, vali 1000, vali 2000, vali 3000, vali 5000, Vabbè, questo sì, però diciamo, comunque c'è un minimo da rispettare per legge, no, non c'è diciamo. nulla da rispettare, cioè, rimani con il reddito, non è mica devo ritirare metti quella tutto il pallina. reddito. La distribuzione come funziona? 30 euro al giorno, quindi. Di più no, diciamo, solo 30. 30 euro, qui dai maxi, quindi puoi arrivare facilmente ai 40. Forse mio figlio deve dire a strapparsi. Vabbè, però 2-3 euro all'ora, scusate. Oh no, scusate. Ma tu che stai fa? Fate pure il contratto oppure no? Sì, facciamo un contratto qua a fare. Far farmi, lo diciamo, cioè non risultano le stesse ore con la busta paga, cioè come funziona? Ma questo non lo so, dipende da come sta a carico. Quindi risultano 3-4 ore di lavoro nella busta paga. Di più no, di più non si guadagna, non si può dire di più, diciamo. No, per un motivo, questi li abbiamo non si può dire un po' di più. Pronto che sta già da 4 anni, non lo posso fare. Comincia a lavorare, quindi vediamo quello che stai fare. No, però poi dopo si va. No, vabbè, perché 30 euro è un po' poco per questo. Questo è quello che possiamo offrire per il momento. Quando ho iniziato, mio padre mi ha messo a fare ricette, non mi dava neanche un euro. Tu vuoi partire da una base più alta e non troverai mai nulla. Continua a fare reddito di cittadinanza, a fare quello che hai capito, così. Più di questo non si può guadagnare, diciamo. Se è il massimo, diciamo. Prendi reddito di cittadinanza, comprati gratta e vinci, che prima o poi una botta di culo può avere e vinci. Potresti vincere e cambiare svolti. Quindi Va fai, bene. capito?